Buonasera, buonasera. Il ministro Salvini attualmente gode dalla mattina alla sera che mi ha investito con la USCPA. Non raccoglierò delle domande per la semplice ragione che raccoglierò dei confumeri. Questo governo ha sempre lavorato poco e parlato molto. Questo governo era in spiaggia con il ministro Salvini al mangiare le bruscate dalla mattina alla sera. Per questo mi riservo di adottare i presidenti del Senato, della Camera, della spiaggia. Oh, pterodattili, dimensioni gigantesche, irritati, sono un pochino aggressivi. Dichiaro aperta la discussione. Mi permetto di chiedere innanzitutto il vino, lo capisce anche un bambino. Ha chiesto di parlare Renzi, se vorrà per anche per 20 minuti. 25. 20 minuti. 50. 89 minuti. 30 anni. Tempo massimo di 3 ore e 45 minuti. No. Signora Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, Vicepresidente Salvini, signora Salvini del Senato, signor del Consiglio del Senato, tutta Europa ci guarda e ci dice che ci guarda, non ci voleva. Le ricordo di dare un occhio allora ogni tanto ai versetti 42 e 43, 89, 25, 45. Ministro Salvini, faccia chiarezza sulla vicenda dei papete. È nel suo interesse, perché non può esistere la madre di un bambino. La mattina si alza alle 7 e porta i bambini a scuola, a fretta, eh. So che è in arrivo, che è molto preoccupante. Saranno guai per tutti. Signor Presidente del Consiglio, quereli il papete. Lei deve avere il rispetto per Salvini. Ho chiesto di intervenire per riferire sulla giornata nazionale dedicata al ministro Salvini. Caro Matteo, promuovendo questa crisi di governo avresti evitato al tuo presidente del Consiglio di diventare un sovrano con pieni poteri. Bisogna contrastare l'aumento della democrazia. Prego, applausi. Abbiamo già progetti all'avanguardia, pensate, nello sfruttamento dell'energia derivante dalla stella polare. Possiamo sfruttare la popolazione in base alla cosiddetta biomimesi. L'obiettivo da perseguire deve essere un governo con pieni poteri, fedele alla sede di cui restiamo paese fondatore. Dobbiamo solo tutti impegnarci, ciascuno nel proprio quotidiano, per garantire il progetto per il perfezionamento dell'Italia. Nuovo umanesimo. Nuovo ordine mondiale! Il presidente, il ministro Salvini ha chiesto di parlare per 20 minuti. No, no. Ha facoltà di intervenire per 10 minuti. Grazie e finalmente. Grazie e finalmente. Grazie e finalmente. Volete tagliare le palle dei parlamentari? Ci siamo, tagliamo le palle dei parlamentari e poi regoiamoci il 60 milioni di dagnolini. Commercianti, artigiani, imprenditori, ingegneri, architetti, pterodattili, fascisti, taxisti, pescatori, Matteo Renzi, governi, regioni, comuni, imprese o lavoratori, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, ferroporti, Renzi, Boschi e Lole, state facendo un torto al buon Dio e gli italiani, i taxisti, i pescatori, dittatori che hanno una mamma e un papà. Senatrice Cirinna, senatrice Cirinna, la smetta. E mi permetta, signor Presidente del Consiglio, per il popolo italiano la protezione del cuore immacolato di Mentana la chiedo finché campo, perché questo è un paese che merita di credere e di testimoniare. Non me ne vergogno. Per favore, non si esibiscono in aula simboli religiosi. Il destino del popolo italiano. Non me ne vergogno. Mandi via i simboli. Tra le tante accuse che lei ha fatto a se su un bambino, ha dimenticato l'unica che avrei potuto condividere. Se su un bambino era nemico della Costituzione, usurpatore fascista. È logico, è lecito. Non è lecito, non è logico che errare è umano, ma perseverare è logico, è lecito.
e nessuno si è mai scandalizzato. Tu hai detto che c'è su balneare. Non si può portare al collo, si può mettere nella scheda elettorale. Noi non ci staremmo mai. Pane al pane e vino al vino. Buonasera, buonasera. Come prima cosa ringraziamo il Ciclo Fattorini della Repubblica. Uno, taglio della qualità della vita degli italiani. Noi abbiamo pronta una riforma che... Uno, due, una riforma che conta una legge che... Tre, quattro, un'Italia 100% pollaio. Se i cittadini pagano il canone, hanno diritto a un pene straordinario di qualità. Cinque, va dichiarato illegale il Consiglio Superiore della Magistratura per garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di traffici illeciti. Ha anche avviato un serio piano di riorganizzazione degli enti locali abolendo le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Vi ringrazio. Abbiamo espresso al Presidente il sostegno al tentativo di dare vita a un nuovo governo fondato sulla paura. Un nuovo governo che non lasci alcun testimone. C'è un'Italia che studia, che lavora, che produce, che alla fine ci conduce e che abbracci. Un governo vogliamo che investa nelle ragazze e i ragazzi. Intendiamo mettere fine alla speranza. Grazie. Dunque, buongiorno a tutti. La delegazione di Fratelli d'Italia ha incontrato il Presidente Franco. Io non credo che i nostri padri costituenti prevedessero questo. E gli italiani chiedono un governo che abbia voglia di piedi e che siano etero. Direi che, diciamo, la nostra Costituzione dice qualcos'altro. All'articolo 1 della Costituzione, che dice che la sovranità appartiene al Renzi e Di Maio, abbiamo chiesto al Presidente Franco di sciogliere il Movimento 5 Stelle, il PD e la Lega, perché bisogna bloccare il governo giallo-verno. Le elezioni per Fratelli d'Italia sono le elezioni. Tutto il resto è della favola, della volontà popolare. Grazie a tutti, buona giornata. Perché l'Italia ha urgentemente bisogno di una riforma della giustizia in senso liberale e liberista, garantista, in senso giustizialista, garantista, in senso giustizialista, garantista, giustizialista e non garantista, capace di interloquire con gli alieni cattolici. In ogni caso, la nostra bussola sarà, come sempre, la giustizia in senso giustizialista. Grazie ancora. Garantista. Ben ritrovati. Vi leggo la composizione del governo.